Abbiamo appena assistito a una magia. Mi dice quali sono le magie o i trucchi che lei non vorrebbe mai più vedere per l'anno nuovo? Sono tutte le bugie che vengono dette. E invece quello che desidera è che nessuno le ha mai fatto. Il trenino elettrico, sì, quella è una cosa che mi piace, nessuno me l'ha mai fatto, sia da bambino che da adulto. Non vorrei più vedere gente che se ne frega delle persone più povere e più sfortunate di noi. Persone che sono indifferenti rispetto a persone più sfortunate, alle difficoltà che assillano i giorni d'oggi il mondo intero e l'Italia in particolare in questo periodo di crisi. Berlusconi, quello non lo vorrei trovare, nemmeno in punto di morte. Signora, lei è russa di origini? Sì, sono russa. Dobbiamo tutti votare per pace in tutto il mondo, non solo nei miei paesi. Che cosa temi che possa rovinarti il Natale? Temo niente, il fatto di non avere la mia famiglia unita. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Prima ancora del Natale c'è la crisi economica, quindi se uno sta a livelli che diciamo non ha grosse possibilità, o meglio si trova in difficoltà, allora è meglio bypassarlo sto mese, quindi facciamo prima, da novembre andiamo direttamente a gennaio e abbiamo risolto. Che cos'è che invece non vorrebbe vedere con l'anno nuovo, diciamo? Io direi Renzi, perché insomma è un berluschino, cioè un nuovo Berlusconi sotto mentite spoglie, però cioè, siamo punto da capo, insomma. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ragazzi, che cosa temetevi possa rovinare il Natale? Non trovare lavoro. L'infelicità della gente, solo questo. Solo questo. Perché è Natale, è un momento alla festa tutti quanti insieme, noi lo facciamo in questa maniera, cioè doniamo qualcosa, qualche felicità alla gente, cioè doniamo la nostra arte, e il bello è che la gente riceva cioè questa cosa, cioè questo nostro diciamo dono. È stato un periodo che ci sono stati un po' di trambusti, no? Tutti quanti, come noi sappiamo, quello anche che è successo in Francia purtroppo, quindi la cosa ci ha toccato a tutti in tutto quanto il mondo, però noi siamo qui per strada, cioè noi come tutto quanto il mondo, e dobbiamo combattere per questo. Quindi c'è la felicità, e torno al discorso di prima, non ce la deve levare nessuno. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Mauro, un po' gli umori, la situazione a 3 giorni dal Natale, e oggi vogliamo parlare di alcuni dei temi insomma, che in questo periodo affiorano insomma, con maggior forza. Intanto parliamo del Natale dei migranti, che vuol dire anche il Natale della solidarietà e del volontariato, però senza fare buonismi. Poi vogliamo parlarvi del Natale legato alla salute e ai tanti anziani, per esempio, che ci sono in questo paese, uno dei paesi più longevi del mondo. Vogliamo parlarvi del Natale di chi diciamo pensa anche a innocenti evasioni, no? E cioè vuole godersi qualche giorno di vacanza, magari in montagna, magari all'estero, magari nelle tante bellissime città d'arte che abbiamo in Italia, e poi della passione ormai smodata, no? Smisurata degli italiani per l'enogastronomia, considerando che l'agroalimentare è uno dei settori diciamo di maggiore importanza anche dal punto di vista economico del nostro paese. Lo facciamo con degli ospiti che tra poco vedrete, scopriremo. Intanto vogliamo portarvi subito alla stazione Termini. Vi proponiamo un documentario, ovviamente un estratto, un breve estratto di questo documentario firmato da Bartolomeo Pampaloni, si intitola Roma Termini. E fissa diciamo nelle immagini i tanti diseredati, i tanti disperati, gente che ha perso identità e diritti, che vive alla stazione Termini, che diciamo per il giubileo si è rifatta il look. Vediamo. Vivendo alla stazione si ascoltano ricorrentemente gli stessi messaggi fino all'ossessione auricolare. Treno in arrivo al binario 20 bis,
allontanarsi dalla linea gialla. Io ho un caffè qua per favore. E così ti hanno rovinato perché senza pensione, senza niente. È mischiata, che si fa così alla pasta? Mi hanno tirato con un secchio d'acqua addosso, mentre dormivo. Ho perso tutto, da cappello, tramonta, coperta, tutto. Non so più un cazzo, mo c'ho soltanto una copertina che mi hanno dato rossa fino a fine, non so più un cazzo, sto dormendo per terra, sto dormendo per terra sul marmo da 4 giorni. Te ne vorrei tagliare. No, io non le taglio perché graffio le fa, mi serve per difendere. Ti difendi con queste unghie? Sì. Allora, poco fa il presidente del Senato Grasso è arrivato a Baghdad per una serie di incontri con le autorità locali e una visita ai nostri militari, militari italiani impegnati appunto in Iraq, visite insomma istituzionali in vista del Natale. Buongiorno Francesco Rocco, presidente della Croce Rossa Italiana. Voi fate molto, moltissimo per i migranti, ma c'è questa umanità, diciamo, dolente, invisibile, che abbiamo visto alla stazione Termini. Qual è la situazione lì? Beh, la situazione, sicuramente, noi ci occupiamo come Croce Rossa di vulnerabilità, quindi ci occupiamo dei migranti, ma anche ci sono costantemente nostre squadre di volontari e volontari che alla stazione Termini, alla stazione di Milano, a Bologna, a Palermo, a Catania, insomma, potrei citarle tutte le grandi aree urbane, fanno servizio costantemente. Per noi è l'essere umano in difficoltà l'oggetto della nostra attenzione, quindi è lì che si focalizza l'attività del volontariato. Lì, in Italia, così come all'estero, lei ha citato l'Iraq, ovviamente la Croce Rossa è presente in tutta la rotta anche delle migrazioni, cercando di dare assistenza e sostegno a chi scappa da conflitti. Peraltro Renzi ha annunciato una visita lampo anche in Libano, anche lì per visitare il nostro contingente, visiterà una scuola dell'UNICEF e un campo profughi. Vi voglio fare vedere questa mappa interattiva della Croce Rossa Italiana, forse la possiamo mandare a tutto schermo, che è molto istruttiva rispetto anche l'assistenza che fornisce la Croce Rossa Italiana a proposito dei migranti. Ma le cifre quali sono, Presidente? Ma le cifre sicuramente, noi quest'anno abbiamo accolto oltre 120.000 persone soltanto come Croce Rossa sui moli, sì. Differenti moli in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Sardegna. I nostri volontari sono sempre stati pronti nel momento in cui le nostre navi facevano sbarcare questa umanità disperata. È ovvio che poi una buona parte, al di là di quella che è una retorica in questo momento va molto di moda, non rimane nel nostro paese ma ha una destinazione precisa verso il nord Europa. E noi cerchiamo di fare... Siamo stati anche bacchettati per questo, anzi c'è una procedura di infrazione perché non prendevamo le impronte digitali, il fotosegnalamento, insomma...
Ma questa hanno redarguito? Sì, è un po' un residuo, insomma, di questo approccio che è legato a dei confini di un'Unione Europea che io credo che questa esperienza che stiamo vivendo nel corso dell'ultimo anno e mezzo ha dimostrato tutti i suoi limiti, cioè redarguire l'Italia senza invece pensare alla dignità dell'essere umano, ai ricongiungimenti familiari, al fatto che comunque è mancata una politica. Noi a marzo, lei pensi, tra marzo e maggio la Croce Rossa aveva detto, io personalmente ero andato alle Nazioni Unite, avevamo avuto un incontro importante con Ban Ki-moon rispetto a questo, avevamo sottolineato che in estate la situazione sarebbe precipitata con i flussi della Turchia. Nonostante questo l'Europa si è fatta cogliere impreparata, è un'istituzione che deve essere completamente ripensata e rispetto ai migranti ovviamente si è guardato a parlare molto alla pancia e alle paure e non invece a una politica di protezione. Noi abbiamo completamente ripensato tutto questo. Quando noi parliamo di proteggere la dignità dell'essere umano e le persone e non i confini, non vuol dire fare una politica eccessivamente libera. Vuol dire che noi dobbiamo dare sicurezza all'essere umano, che sia cittadino, per evitare che si verifichino situazioni come quelle che sono accadute a Parigi, ma anche a chi scappa da guerre e conflitti. Far vedere il migrante come un pericolo e non come una vittima del terrorismo, questo sicuramente è un comportamento che non aiuta. Senta, mi dici un'ultima cosa, la sensazione, la percezione, no? È un paese che si è molto incattivito, chiuso in se stesso. Voi invece avete moltissimi volontari, no? Che tutti i giorni si danno da fare. Sono migliaia e secondo me anche questa percezione è soltanto perché magari qualcuno urla di più. È ovvio che c'è una preoccupazione crescente su cui qualcuno cerca di soffiare sul fuoco, però la nostra testimonianza è quella di un'Italia solidale che continua ad esistere, silenziosa, che accoglie, che sa guardare alla persona. È parte della nostra tradizione e questa tradizione per fortuna il nostro paese non la perde nel suo quotidiano. Purtroppo c'è invece una politica che urla e soffia su questo e quindi sicuramente noi percepiamo in alcune aree questo pericolo, ma semplicemente perché c'è su questo un continuo alimentare. Però le posso garantire che su quella situazione dei migranti, così come su tutte le altre situazioni di vulnerabilità, la solidarietà è altissima, sono migliaia di tonnellate anche il cibo che la Croce Rossa ha raccolto dai nostri cittadini da distribuire alle famiglie indigenti, perché noi assistiamo 400.000 famiglie italiane ogni anno, quindi anche su questo quando si fa speculazione sull'assistenza è bene riportare i numeri a concretezza. Buongiorno Francesco Cognetti, oncologo, presidente della Fondazione Insieme Contro il Cancro. Intanto vorrei collegarmi, diciamo, alla questione migranti, no? Che c'è un problema anche di accesso alle cure per questi migranti. Noi ce ne siamo occupati l'anno scorso, il problema dell'accesso alla diagnosi precoce e alle terapie delle parti più diseredate della nostra società, incluso appunto gli immigranti. Noi sappiamo che in oncologia sono stati enormi i progressi in termini di diminuzione della mortalità, aumento dei tempi di sopravvivenza, ma questi si devono accompagnare con una politica che venga incontro ai bisogni della gente, ma anche della gente più povera, della gente che non ha la possibilità di accedere anche ai servizi forniti gratuitamente dal nostro servizio sanitario nazionale, perché questi sono tutti servizi, ma chiaramente in condizioni di indigenza, quale quella che viene configurata da popolazioni migranti, naturalmente i pensieri non vanno alla prevenzione o alla cura, vanno ad altri bisogni più emergenti e quindi questo è. Noi abbiamo fatto una campagna che ha avuto un grande successo, una campagna di informazione. Forse possiamo mostrare uno spot di questa campagna perché avete dei testimonial anche importanti. Vediamolo. Arriva? Ma qualcuno sta fumando? Tu stai fumando, ti ho visto! E dai! Senti, facciamo una cosa. Tu mi dai la sigaretta e la buttiamo. Non fate movimento. Ma basta veramente poco! Come dite, non avete tempo. Scusatemi, ma dove dovete andare? Andateci a piedi, no? Fate come me. Seguite uno stile di vita sano e fate gli screening, gratuiti e per tutti. Perché la lotta al cancro non ha colore. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di carne, pesce, pasta, uova, verdura, dolce, fragole. Tutti gli alimenti sono importanti, ma la cosa più importante è un'alimentazione equilibrata. E poi parliamo di screening. Che siate donne o uomini, farli è importante. Possono salvarvi la vita.
Fate come me. Seguite uno stile di vita sano e fate gli screening, gratuiti e per tutti, perché la lotta al cancro non ha colore. Allora, avete riconosciuto Amadeus e Paola Perego, diciamo a sintetizzare, qui entrano in ballo gli stili di vita, l'alimentazione, la prevenzione, no, mi pare? Beh, la prevenzione primaria è veramente un caposaldo del successo della prevenzione oncologica. La prevenzione primaria si esplica essenzialmente in stili di vita corretti, soprattutto cercare di evitare il fumo di sigaretta, che incide per il buon 30%, un terzo dei tumori potrebbero essere evitati complessivamente, non solo i tumori del polmone, se tutti smettessero di fumare. E poi la dieta, il mantenere il peso corporeo, fare attività fisica e altri accorgimenti. E poi la prevenzione secondaria, la diagnosi precoce per quelle patologie in cui naturalmente è importante prevenire e fare diagnosi precoce, come i tumori della mammella, i tumori del colon, i tumori della cervice uterina. A proposito di stili di vita, il Natale non è ottimo come periodo. Non è ottimale, ecco. Però bisognerebbe cercare di privilegiare atteggiamenti che siano di cautela, non esagerare. Buffate, dice non esagerare, soprattutto con i cibi che fanno male alla salute, che tutti conoscono. Eh sì. Buongiorno a Franco Maria Ricci, che è il presidente della Fondazione Italiana Sommelier, e che quindi, a proposito di cibo e di vini, insomma, la s'allunga. L'alimentazione è una delle leve più importanti, proprio la buona alimentazione. Sì, sia dalla parte edonistica che dalla parte anche economica. Credo che il vino e il cibo oggi sono il vero made in Italy del nostro paese, che hanno portato su tantissimo, sia dal punto di vista economico sia dal piacere, no? Quindi economico parliamo di 15 miliardi di fatturato, e il piacere è che la gente ama bere sempre meglio, un pochino meno, anzi queste sono le statistiche, è sempre meglio, e mangiare sempre nel posto migliore assoluto. Noi cerchiamo di comunicarlo il meglio possibile, quello che si deve bere e come si deve bere. Anche perché molti ragazzi bevono anche troppo, forse. Sì, ma lì c'è tutta una mistura, una sorta di discorso. Chi conosce il vino sa quando deve smettere. Il problema è culturale, come tutte le cose, quindi purtroppo chi non lo conosce, chi non sa, ne fa uso sbagliato. Peraltro questo Natale, ma insomma questa non è una novità, per quanto riguarda gli acquisti, insomma, si conferma come il Natale dell'agroalimentare e dell'elettronica, insomma, potremmo riassumere una bottiglia di vino oppure, insomma, un buon formaggio insieme a un telefonino, insomma, questa è la sintesi, sì, no? Sì. Mi pare. Infatti consigliamo, appunto, innanzitutto consigliamo di non bere mai lo spumante col panettone, perché fa male, fa male al piacere, sì. Perché spumante secco ovviamente e panettone cozzano proprio, invece la gente lo fa, anche specialmente quando si fa il brindisi dopo con la sposa, no? Sì. Dolce con lo spumante, ecco, è sbagliato. Quindi il consiglio già una delle abitudini. È sbagliatissimo, no? Allora spumante, c'è anche lo spumante dolce per assonanza, con un cibo dolce va benissimo. Però consiglio quello che diceva prima, cioè un piatto finale di formaggi, piccoli pezzettini di pecorini o di caprini, bellissimo, si presenta anche molto bene, pezzettini, e un grande spumante secco, un bel Franciacorta, uno spumante Trento d'Oc, insomma, comunque uno spumante va bene col formaggio. Ecco, l'ultimo piatto, anziché arrivare al panettone con sto spumante che bisogna fare il brindisi per forza, facciamolo con grande formaggio il brindisi. Va bene, allora come vedete poi si intrecciano i discorsi, com'è la nostra vita, no? Allora saluto Silvestro Serra, che è il direttore del Touring Club Italiano. Buongiorno. E adesso veniamo da lui, perché lo accennavamo prima, insomma c'è come sempre durante le vacanze, le festività natalizie, chi si muoverà, ci sono le città d'arte che sono sempre molto gettonate, però anzi faccio subito una domanda a Silvestro Serra, perché anche il touring, così come la Croce Rossa, no, ha un sottofondo di volontari e di volontariato eccezionale, no? Ma il touring nasce dal volontariato, nel senso, sì, che è un'associazione privata che ha 121 anni, basata soltanto sul volontariato, nel senso che è totalmente priva di scopo di lucro, come si dice, e da 10 anni in realtà si è inventata questo volontariato, diciamo, culturale. In cosa consiste? Del tenere aperti, ormai sono più di 60 posti, che sarebbero chiusi per motivi, diciamo, di mancanza di personale, perché sarebbero
difficoltà. Invece i volontari del Turi da 10 anni sono diventati oltre 2100 e tengono aperti questi posti in 25 città italiane e hanno accolto totalmente gratuitamente ben 7 milioni di persone. Ne cito uno per tutti. È vero che il Papa adesso non ce l'avrà con noi, diciamo, non se ne abbia male, ma lui ha aperto il portone la Porta Santa, no? Però Mattarella ha scelto il Turi per aprire il portone del Quirinale e far visitare questo meraviglioso palazzo che lui considera la casa degli italiani alla popolazione. Quindi diciamo che già da 6 mesi 60.000 persone e oltre hanno visitato questo palazzo meraviglioso, dove c'è non soltanto la parte architettonica, ci sono stati 30 papi, tutti i presidenti, eccetera, ma è la storia italiana, ci sono tutti i documenti ufficiali della storia, gli originali del passaggio, diciamo, dal regno alla Repubblica e tutto quello che è successo dopo. Quindi è estremamente interessante. I nostri volontari lo fanno in maniera continuativa tutti i giorni, quindi non soltanto una volta l'anno, e 365 giorni tengono aperti questi luoghi. Che età hanno questi volontari? Guarda, sono dai giovanissimi che sono ancora studenti, a invece quelli che hanno più tempo, vale a dire i pensionati, quelli che hanno la pensione, e dedicano un sacco di ore, sono 500.000 ore sono state dedicate in questi 10 anni, fatto un po' di conti, quindi diciamo è una bella ricchezza data al paese da parte di gente che lo fa esclusivamente per motivi, diciamo, di solidarietà culturale. Sì, poi c'è sempre, questo lo si dice sempre, non voglio essere retorico, un'Italia di cui non si parla, di cui non si occupano le TV, i giornali, che poi fa tutto questo o lavora con la Croce Rossa o si dedica alle emergenze, diciamo, della salute e della sanità. Allora, intanto vi do una notizia appena arrivata, ha superato quota 1 milione il numero di migranti e rifugiati entrati in Europa nel 2015, anno che sta per terminare. Il dato è riferito dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, spiegando che gli arrivi si sono quadruplicati rispetto al 2014. Diciamo, la spiegazione c'è, perché ci sono aree di crisi e di guerra che si vanno, diciamo, estendendo, e quindi questo è uno dei motivi. E voglio farvi vedere un altro breve spezzone di un report, di un documentario che riguarda i migranti, però su un'altra chiave, la chiave del calcio. Siamo a Napoli, questo documentario si intitola L'oro di Napoli, è stato presentato al Festival dei Popoli di Firenze recentemente, il regista è Pierfrancesco Lidonni, e c'è il presidente di questa squadra, l'Afro Napoli, che è una squadra tutta di migranti, che ha un sogno, portare questi ragazzi a giocare i campionati federali, ma tutto questo è molto difficile, sarà complicato, è complicato dal fatto che non hanno i documenti e c'è una macchina burocratica che si inchioda sui permessi di soggiorno. Vediamo. Oggi finalmente siamo in FIGC e noi sappiamo che significa questo, perché oggi l'Afro Napoli può competere con tutte le altre squadre alla pari. Oggi noi tutti, a prescindere dalla propria etnia e provenienza, siamo tutti napoletani e lo dobbiamo dimostrare con un messaggio forte che esiste questa Napoli, che questa Napoli si sa organizzare, sa andare in campo, si comporta bene e sa anche vincere. Voglio il massimo impegno, il massimo professionalità per tutto quello che è l'Afro Napoli. Noi dobbiamo pensare che oggi Flavio non può giocare, sta a Napoli da 10 anni, ha fatto le scuole a Napoli e non può giocare per colpa di un pezzo di carta. Az non può giocare perché non ha ancora una residenza, perché il padrone di casa, che è un bastardo, e vuole altri soldi per fargli la residenza. Lello è nato a Napoli, 20 anni a Napoli, e Lello stasera non può giocare. A me sto fatto mi fa incazzare tanto e quindi voglio che noi oggi, anche per questo, andiamo in campo, ci impegniamo e vinciamo. Lo sport, il calcio, no? Che mette insieme
e diciamo cancella le differenze. Presidente Rocca, cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo anno che sta per arrivare sul fronte dei migranti, no? Prima accennavamo all'Europa che ci ha bacchettato, ci sono questi hotspot, questi centri che si stanno aprendo, Renzi l'ha spiegato bene l'altro giorno, nel senso nessuno può rimproverarci. Rispetto appunto alla fotosegnalazione, quello che dicevamo, il fatto di prendere le impronte digitali, qualcuno ha detto anche che bisogna forzare queste persone affinché lasciano le loro impronte e i loro dati, però in Europa questa redistribuzione doveva cominciare, mi pare vada malissimo, insomma, dire che procede a piccoli passi è un eufemismo. Ormai, cioè, non procede affatto, insomma, ci sono poche centinaia di ricollocamenti. Il 2016 secondo me sarà un anno che rischia di essere anche peggiore dell'anno che abbiamo appena vissuto. Il tema è la crisi siriana non è risolta, continuano quasi 2 milioni di persone in Turchia a vivere in condizioni di precarietà assoluta, un numero altrettanto importante rispetto alla popolazione in Giordania. Altri 2 milioni di rifugiati sono in Libano. Per quanto tempo possiamo pensare che un padre o una madre possa rimanere senza una speranza per i propri figli? Per quanto tempo possiamo pensare che una persona possa rinunciare all'accesso alle cure, come ricordava il professor Cognetti? Cioè, qui, se l'Europa non cambia modo di pensare, non aiuta questi paesi anche con una crescita economica, il problema, noi organizzazioni umanitarie lo stiamo dicendo, basta con gli aiuti soltanto. Noi bisogna ripensare la politica economica europea e investire su questi paesi che stanno facendo l'accoglienza, perché se in Turchia, se in Giordania, se in Libano queste persone non trovano una prospettiva di crescita, di risposta ai bisogni più elementari, è ovvio che cercheranno fortuna altrove. E i numeri sono altissimi, il rischio è altissimo. Noi ci stiamo preoccupando di 1 milione, in Libano sono anni che accolgono milioni di rifugiati su un territorio che è 5 volte più piccolo l'Italia, cioè, quindi noi ci stiamo preoccupando su un territorio così vasto di 1 milione di persone, che pure è un numero importante, e per motivi che ho illustrato prima ci siamo fatti trovare impreparati in maniera colpevole, però rischia di peggiorare. Un ultimo numero: sono oltre 7 milioni gli sfollati interni in Siria. Se non si risolve la guerra all'interno del territorio siriano, per quanto tempo anche lì persone potranno continuare a vivere in edifici fatiscenti, in scuole abbandonate, perché sono costrette a scappare dai territori occupati dall'ISIS. Questo è un tema serissimo. Sì, peraltro diciamo, aggiungiamo una cosa alle considerazioni che faceva il Presidente Rocca, cioè a proposito della redistribuzione, mi pare che sui 28 paesi europei 8-9 hanno accettato questa redistribuzione, quindi bisogna cambiare le politiche europee. Come? Perché se poi non c'è solidarietà, insomma, di che parliamo? Infatti occorre ripensare l'Europa, cioè qua è proprio fallita la capacità, il tessuto solidale non è mai nato, è nata un'Europa su un impianto economico, ma in realtà poco si è fatto in questi anni invece per lavorare su un tessuto solidale. Non esiste un meccanismo sanzionatorio, noi percepiamo l'Europa come sanzionatoria soltanto su temi economici, sì, e su questo invece, sui temi etici, sui temi della dignità dell'uomo, sui temi dei diritti fondamentali dell'essere umano, mi sembra che l'Europa sia veramente assente. Questo è il tema. A parole veramente ci riempiamo tutti di solidarietà, accoglienza, umanità, dignità, ma i fatti parlano poi per le nostre azioni. E mi sembra che i fatti dicano e diano la misura di quello che l'Europa sta facendo o non facendo. Mi guardi la Danimarca, mi scusi, questa ipotesi di confiscare i pochi beni, che peraltro cioè, rimanda veramente a un qualcosa di agghiacciante, se ci pensiamo. Cioè, questa è la risposta che stiamo dando. Allora, prima della pubblicità vi do quest'altro dato, quasi 3.700 persone in fuga da Africa e Medio Oriente sono morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo quest'anno, nel 2015, lo riferisce sempre, sono i dati, questo rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, vedete poi come l'attualità si sposa anche agli ospiti di oggi, a questa puntata, peraltro ci sono anche tanti bambini, insomma abbiamo ancora nella mente queste foto, questi scatti, queste immagini terribili. No? È il segno sempre di un'Europa che risponde con la pancia, cioè quel bambino, chi sta sul campo di Aylan ne ha visti tanti, i nostri volontari e le nostre volontarie sulle nostre coste, lei non ha idea di quanti morti hanno dovuto accogliere,
come quel bambino. Il problema è che noi rispondiamo con la pancia e non con la testa, e quindi poi subito dopo quella immagine così cruda, perché ci ha rimandato come un pugno alle nostre coscienze, alla nostra incapacità, sembrava che l'Europa si fosse finalmente aperta. Dopo pochi giorni abbiamo... Per non essere buonisti, mi dici ancora una cosa prima della pubblicità: come si fa a far capire che la solidarietà può essere un'opportunità anche economica? Perché se no poi, no? Ma guardi, basta guardare i dati dei paesi, dei paesi più evoluti. Cioè gli Stati Uniti sono un paese che da sempre è stata terra di immigrazione, l'Australia è stato un paese che è stata terra di immigrazione. È ovvio che servono politiche. Il problema è che se chi si candida a governare i nostri sistemi non è capace di governare i processi, come dicevo prima, noi stiamo parlando di numeri che sembrano enormi, sì, quando paesi molto più piccoli nostri hanno raccolto anche 10-15 volte. Vanno governati questi processi. Allora, tra pochissimo vi facciamo vedere, peraltro a proposito di turismo e cultura, un servizio interessante di come ci si possa anche reinventare un lavoro. Ci vediamo tra pochi minuti. Vi presentiamo Steplax Socks, le nuove fantastiche calze antifatica a compressione che massaggiano, rivitalizzano e tonificano i vostri piedi e le vostre gambe. Gli Steplax Socks sono davvero rivoluzionari. Una volta indossati sentirete immediatamente il beneficio della loro tecnologia di compressione. Applica una pressione graduale per assistere e migliorare la circolazione, per ridurre il gonfiore e il disagio e fornire un riposante sollievo. Ma Steplax Socks è la tecnologia adattabile che crea un massaggio confortevole ai vostri piedi, caviglie e gambe, mantenendoli allo stesso tempo confortevolmente compressi e fornendo il miglior sollievo antigonfiore. È come avere un massaggio ai piedi ad ogni passo. Steplax Socks fornisce un tipo di massaggio che simula quello che sto facendo ai vostri piedi e alle vostre gambe. Raccomando Steplax Socks perché ricreano il massaggio che dona sollievo a piedi e gambe stanchi e dolenti e aiuta a ridurre il gonfiore. Sono fantastici, sono delicati ma efficaci per rimetterti in piedi. La loro rivoluzionaria tecnologia di compressione massaggia e stimola i piedi per aiutarli a migliorare la circolazione, per ridurre il gonfiore e il disagio e fornire un riposante sollievo. Gli Steplax Socks sono disponibili nelle taglie small, medium e large. Il loro tessuto soffice fornisce ai vostri piedi un fantastico supporto antigonfiore, regalando un design e colori unici, adattandosi a qualsiasi tipo di abbigliamento. Così possono essere indossati ovunque. Ma aspettate! Chiamate ora e raddoppieremo l'offerta! Avrete due paia di Steplax Socks allo stesso costo contenuto che vedete sul vostro schermo. Chiamate per informazioni sulle Steplax Socks ora! Chissà se nel 2000 lo sapranno fare ancora buona così. Caffè Borbone. E ti senti un re. Merluzzo del Sudafrica, da pesca sostenibile, certificata MSC. Ocean 47. Scelto per te, rispettando il mare. Derek. Meredith. La 7 dedica una serata in onore di Derek. Sei come una boccata d'aria fresca. Sei tu, sei sempre stato tu. E lascia la scelta a voi per decidere l'episodio più bello del personaggio maschile di Grey's Anatomy più amato. Non mi importa della luna. Sei così felice. Non sai quello che sta per capitarti. Delle stelle tu per me sei. Indicatelo sul sito www.greysanatomy.la7.it e il più votato andrà in onda in Derek Memories. Lunedì 28 dicembre alle 21:10 sulla 7. Voglio avere senza fine. A Natale c'è un lusso che ti puoi sempre permettere. È Tre Marie, l'autentico panettone tradizionale milanese. Tre Marie, il buono di Milano. La vita di Marco e Paolo è ricca di bei momenti, ma soffrono di bruciore di stomaco e cattiva digestione causati dal reflusso gastroesofageo. Ecco perché hanno scelto Gaviscon bruciore e indigestione, che grazie ai suoi principi attivi forma una barriera protettiva e neutralizza l'acido in eccesso. Per un rapido sollievo, quando serve, Gaviscon bruciore e indigestione. E per il solo bruciore di stomaco occasionale, puoi provare Gaviscon all'aroma fragola e in formato tascabile. Sono medicinali, leggere attentamente il foglio illustrativo. I natalissimi Unieuro. Solo domani la Reflex Nikon con ottica stabilizzata a soli 329 euro. Il 40% di sconto. Unieuro.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Per Natale in Esselunga puoi vincere 1000 Smart 4-4, fidati. Auguri da Esselunga. Per aiutarti a rimanere forte e attivo giorno dopo giorno, inizia la tua giornata con Meritene. Una combinazione di proteine, vitamine e minerali che aiutano a mantenere forza e vitalità. Meritene, fisico forte, spirito giovane. Perché quando ci sediamo a tavola ci sembra di aver aspettato quel momento tutto il giorno? Perché parliamo di cibo, sempre, anche mentre mangiamo. Perché no, la cipolla non ci va. E invece sì. Perché mia mamma lo faceva diverso. Perché i sapori, i colori, il sugo che borbotta. Perché per noi italiani mangiare non è mai solo mangiare. E Cirio lo sa. Cirio, cuore italiano. Auguri a chi vive di passioni, da ascoltare, da festeggiare, da condividere. A tutte le famiglie italiane, buone feste da Acqualete. Vi faccio vedere un paio di tweet. Allora, Guido che scrive, vediamo se riusciamo a vederlo, eccolo qua: il messaggio che mandiamo oltremare è troppo invitante per loro, cioè per i migranti, dobbiamo fargli capire che qui non è l'America. E poi c'è Ermete che scrive, io non so, sono io che non capisco, dal regno alla Repubblica al regno, siamo certi che il volontariato nella sua eterogenesi sia nobile e utile, bah. Vabbè, sono due commenti, noi come sapete tutti i giorni proponiamo anche le sottolineature, le reazioni di chi ci segue. Voglio farvi vedere la storia di Augusto Biagi, ce la racconta la Grazia Martino. Lavorava nel turismo, ha capito che il lavoro non gli andava bene e si è reinventato un altro lavoro di gran successo, partendo dalle invenzioni e dall'ingegno di Leonardo da Vinci. Guardate un po'. Io vengo dal settore turistico e quando è venuta la crisi un po' di anni fa, volendo lavorare oltretutto in Italia, ho deciso di puntare appunto sulla cultura. Ho pensato a Roma perché nel patrimonio culturale italiano è la più ricca, secondo me, quella che offre di più e ha anche moltissimi visitatori. Ho pensato innanzitutto poi in Leonardo da Vinci perché è il genio che oltretutto è il più conosciuto, credo, italiano, sia in Italia che all'estero. È la macchina della stampa, questa è una bellissima macchina dove con un gioco di carrucole e di ruote, qua si doveva mettere nell'idea di Leonardo il foglio. Ho visto che le persone devono essere, sono molto più felici quando sono coinvolte e ho creato una mostra differente facendo una mostra interattiva. Una mostra dove si possono toccare le macchine, vedere i movimenti. Che lei ha realizzato seguendo i disegni dei codici atlantici di Leonardo da Vinci, creando appunto questa interattività con i visitatori. Chiaramente per mettere una mostra di questo genere, oltretutto in un palazzo così importante che è questo della Cancelleria di Roma, ci sono stati notevoli investimenti. Questi investimenti sono stati affrontati anche con dei finanziamenti e dunque non è stato semplice all'inizio. Ogni anno noi cerchiamo sempre di dargli più interesse a questa mostra. Infatti quest'anno abbiamo creato gli ologrammi di Da Vinci. Lei in tutto questo ha dato lavoro a molte persone. Tutte queste macchine sono state sempre chiaramente costruite da artigiani in base ai disegni
questi artigiani abbiamo dato abbastanza lavoro. Lei poi ha un team ristretto di persone che con le quali appunto mette in piedi un po' tutto che organizza. Mi diceva la cosa curiosa è che lei ha preso gente di competenza ma over 50 anni. Avevano avuto la sfortuna di non avere lavoro, aver perso lavoro. Avevano delle capacità importanti, sapevano le lingue. Avevano già magari un background di lavoro nell'ambito del contatto col pubblico. Ho preferito prendere queste persone, che sono anche molto affidabili, da un contratto determinato l'ho passati anche a un contratto indeterminato. La cultura può pagare. Ho avuto l'esperienza appunto nel turismo e nella cultura e sono secondo me le due categorie che è il futuro dell'Italia. Si può creare business anche con la cultura. Insomma, avete visto quanti temi si intrecciano in questo servizio della Casa di Martino? Silvestro Serra. Lui dice che è passato dal turismo alla cultura, in realtà è stato nel turismo che in Italia vuol dire cultura. Sì. Ce lo sono cose che vuol dire molto distanti, anzi sempre di più, dove almeno il tour diciamo, punta sul turismo culturale, inteso come una conoscenza, senti, non soltanto la spiaggia e il divertimento così fino a se stesso. La conoscenza diventa un elemento di piacere, ma anche di cultura. Voglio chiederti, a proposito di cultura, vi faccio vedere Bibenda 2016, questa è la guida di Franco Maria Ricci, quest'anno diciamo anche online, no? Oltre che nel formato classico cartaceo. Guardate il titolo, no? Tesori d'Italia, che potrebbe essere applicato tranquillamente alle cose che abbiamo visto e al patrimonio sterminato che ha l'Italia. In questo senso, Non diciamo Petrolio d'Italia, mi vengono i brividi quando sento la pelle, nel senso è un po' irritante questa parola, il petrolio d'Italia, perché tutti si riempiono la bocca il petrolio d'Italia, ma poi per il turismo e per tutta la filiera, diciamo, atti concreti non se ne fanno. Non riusciamo a estrarlo questo petrolio. Sì. Abbiamo ancora un gap culturale rispetto a quello, a queste ricchezze che abbiamo e che, devo dire, molto spesso le trascuriamo, molto spesso. È quello che cerchiamo di fare, che il tour cerca di fare, appunto, di mettere attenzione su questo nostro, non chiamiamolo petrolio, comunque sicuramente è qualcosa di distintivo e unico al mondo, quindi andrebbe davvero come i prodotti, diciamo, della terra, del vino agroalimentare, cioè quella è una leva formidabile però per venire in Italia. Assolutamente. Non è che l'Italia rischia di diventare, diciamo, meta solo, un parco dei divertimenti solo perché si mangia bene, si beve bene? No, guarda, invece i segnali sono un po' diversi. Come diceva il signore, prima parlava di stili di vita. Esiste anche uno stile di viaggio che sta crescendo sempre di più, che è appunto quello dell'andare lentamente, di sfruttare quindi la possibilità di camminare, di andare in bicicletta, di acquisire informazioni godendosi anche il paesaggio. Perché il paesaggio in Italia non è come la foresta amazzonica naturale, quanto di più artificiale esiste. Perché è il frutto del lavoro di generazioni e generazioni di persone che hanno trasformato, certamente per avere, come dire, un interesse economico, la vigna, l'uliveto, eccetera, ma che è diventato parte di questo patrimonio che la gente viene a vedere in Italia, perché non è che viene soltanto per vedere, come dire, la spiaggia, ripeto, anzi, sempre di meno. Sempre di meno. Viene a conoscere questo paese. Voglio sentire Franco Maria Ricci, Ma non si può scindere. Ma sappiamo mangiare bene in questo paese? Questo è un altro mito da sfatare, no? Abbiamo cibi strepitosi, no? Però sappiamo bere bene, mangiare bene o no? Se proprio questo proprio no, nel senso che non è possibile, insomma, non è un popolo acculturato al cibo e al vino, il paese Italia. Non possiamo scindere la cultura dal vino e il cibo perché anch'essa è cultura ampissima del nostro paese. Quindi, ecco. Come non c'è molta gente acculturata a sapere che quella è un'opera d'arte e di chi è l'opera d'arte, così non c'è nel vino e nel cibo, perché io conto 50 milioni di persone che in questo momento non sanno neppure che cos'è il vino, perché in Italia purtroppo nella scuola non si parla di vino. La scuola alberghiera italiana in 5 anni di programma non fa neppure un'ora di vino. La scuola alberghiera non fa neppure un'ora di vino nel programma. Beh, insomma, è abbastanza surreale in tutto questo. In Francia il vino si studia a 4 anni. Sì. Perché i bambini vengono in qualche modo trattati in questo modo. Il vino è un angelo, il vino non è un diavolo. In modo che da grandi poi capiranno che è una cosa positiva e quindi va trattata come positività e non come una droga. E questo è il punto fondamentale. Adesso pare che il paese in questo momento
alcune persone importanti del nostro paese nell'ambito della Camera dei Deputati stanno realizzando un progetto che forse per me è un sogno, quello di mettere il vino a scuola. Di mettervi a scuola, vado dal professor Cognetti, ma professor Cognetti, un bel bicchiere di rosso fa bene, è vero? Ma assolutamente sì, perché il vino ha delle capacità nell'indurre prevenzione, ha una capacità antiossidante, naturalmente il problema è di non eccedere con la quantità e di premiare la qualità, questi sono i due, diciamo, sembrano degli slogan, ma sono assolutamente delle condotte che possono portare a un miglioramento anche dei livelli di salute. Allora, voglio farvi vedere due immagini, ce le dovremmo avere, perché l'altro giorno ho ricevuto un calendario curioso, che è il calendario degli esodati. E Giuliano Colaci, che è il responsabile del Comitato Esodati di Roma, vediamo se riusciamo a vedere queste immagini, in questo biglietto di accompagnamento, eccolo qua, il calendario, ci ricorda diciamo il problema degli esodati. 200.000 hanno raggiunto l'obiettivo della salvaguardia, è stato anche grazie al nostro impegno, rivendica con orgoglio Colaci, altre 23.000 famiglie passeranno il quinto Natale nell'incertezza e sperano ancora nel vostro aiuto. Ricordiamo, c'è stata un'ulteriore salvaguardia contenuta nella legge di stabilità, ma ancora, insomma, c'è un numero di esodati alto e come sapete sono persone senza pensione, senza lavoro, insomma questo è stato un pasticcio della riforma Fornero. Poi vorrei darvi conto di un'altra. È una lettera che abbiamo ricevuto e mi fa piacere avere qui Silvestro Serra, perché ci sono gli operatori librai di Arcipelago delle Parole, per parlarci chiaro, sono persone che hanno queste bancarelle di libri a Roma, che avevano, bisogna dire, perché molte di queste considerate abusive sono state smantellate dal Comune. Hanno chiesto un incontro al commissario Tronca. Adesso io non so questo incontro, diciamo, che epilogo, che esito ha avuto, però loro insomma rivendicano il fatto che tutelano i libri, questo materiale insomma che sta scomparendo piano piano. Dice, sono 30 anni, qualsiasi amministrazione sia passata da Roma, siamo sempre stati trattati insomma molto male. Anche beh, questo, no? È per surreale, diciamo, per forza con quelli che a Parigi, per esempio, i bouquinisti che sono lungo la Senna diventano patrimonio, sì, patrimonio della città, no? Noi invece li facciamo sloggiare. Evidentemente non sono abbastanza potenti come lobby, probabilmente, sì, quindi vengono un po' trattati male. Allora, se Tronco, chi per lui, insomma, intercettasse questa nostra trasmissione, fateci sapere com'è andata con questi librai e soprattutto diamogli insomma una dignitosa collocazione. Allora, così non interrompiamo nessuno, devo da fare altre domande, devo chiedere al professor Cognetti una cosa che riguarda anche il numero dei medici, tutta questa cosa che è nata dalle disposizioni europee. Pubblicità, ci vediamo tra un attimo. Chissà se nel 2000 lo sapranno fare ancora buona così. Caffè Borbone. E ti senti un re. Merluzzo del Sudafrica, da pesca sostenibile, certificata MSC. Ocean 47. Scelto per te, rispettando il mare. Speciale Finotta. Con ospiti a sorpresa che non vi anticipo. La verità è che lui, siccome non se ne ricorda, tutte le volte c'è ospiti a sorpresa. Con David Parenzo e Tommaso Labate. Questa sera, alle 21.10, sulla 7. Bella la vita. Immerso nel lavoro, quante volte mangi a casa? Con l'aiuto giusto, ritrovi l'equilibrio per ricominciare. ProLife Enzimi. Ad ognuno il suo. Amici gatti, ecco alcuni consigli per ottenere ciò che volete. Rispettate i suoi averi. Lasciatele i suoi spazi. E verrete premiati con tutto il gusto di gourmet. Ricette raffinate e deliziose preparate con cura. Beh, ce lo siamo meritato, non credete? Gourmet! Columbus! Ma queste non sono le Indie! Ma
almeno ce l'abbiamo l'assicurazione viaggio? Se viaggi con Columbus Assicurazioni.it puoi stare tranquillo. Acquisti l'assicurazione viaggio online e la paghi meno. Columbus Assicurazioni.it, lo specialista di assicurazione viaggi, anche last minute. Oltre le meraviglie della natura, noi vediamo formule che sono segreti di bellezza. Come la formula del gelsomino indiano. A Natale regala la nuova linea che dona sensualità alla pelle. L'erbolario. Natura. Formula di bellezza. La tua spesa natalizia? Il cotechino. Salmone affumicato. Panettone senza candina. Alla Coop. Prezzi bassi sempre. Anche a Natale. La Coop sei tu. Alma Verde Bio. Piacere e benessere di un mangiare sano. Tutto biologico. Alma Verde Bio. Volersi bene. Sulla mia pelle, solo Selina. Questo è il momento di FluFast, la soluzione naturale a base di propoli, semi di pompelmo e sambuco per un sollievo immediato contro i primi disturbi da raffreddamento. Apix FluFast. Il malessere è già fast. You know, you can order an espresso via phone or via app or via app-lap. App-lap? Laptop. I just went to the Nespresso boutique. Nelle boutique, su smartphone, al telefono 24 ore su 24 o su Nespresso.com. Nespresso, what else? È rosso. Hai il regalo giusto per tutti? È MediaWorld. Un esempio, notebook Lenovo con processore Intel Core i3 a 369 euro. MediaWorld. Voglio il mondo. Il tuo orologio perfetto. Questo vino è un'opera d'arte. I colori ricordano un dipinto del Caravaggio. E i suoni, una sinfonia di Verdi. Il tuo? Il mio è solo vino. Liberati dalle cose inutili. Vino libero. Libero da concimi di sintesi, erbicidi e solfiti meno 40%. Semplicemente vino. E non si sente niente. Tosse secca o grassa? L'Isonatura alla base di miele, piantaggine e timo aiuta a curarla. L'Isonatural, una soluzione per combattere la tosse di bambini e adulti. Puoi provare l'Isonatural in farmacia. Esistono storie che nascondono segreti. E tradizioni che continuano a vivere per sempre. Olio extravergine De Santis. Il nostro segreto è nelle olive. Per un bambino gravemente malato, vedere un desiderio che si realizza significa ritrovare la speranza, come dimostrano molte ricerche scientifiche. Aiuta Make a Wish Italia a realizzare i desideri di tanti altri bambini come loro. Ritroveranno la voglia di lottare e la forza per sconfiggere la malattia. Adotta un desiderio come regalo di Natale sul sito www.makeawish.it e dona a un bambino gravemente malato la forza per sconfiggere la malattia. Tu scendi dalle stelle. Faccia finire. Ma chi è? È una piena d'energia. Buone feste a tutti da Green Network Luce e Gas. Ma almeno per Natale si faccia vedere, no? Ma che dici? Ma una cosa fra me e lei. Che carino. Buongiorno, le nuvole che si vedono in questa immagine sono intanto poche e poi sono in questa fascia fra nord e centro e hanno un colore molto simile a quello del suolo, significa che sono piuttosto basse, non sono intense, infatti stanno dando solo qualche piovigine che non risolve né problemi di siccità né quelli dello smog, ma insomma qualche cosa entra. Se guardiamo sullo scenario, si dice europeo, vedete che c'è questa specie di onda al di sotto della quale c'è l'alta pressione, quindi è zona dove non entrano le nuvole. L'Italia si trova sulla parte, diciamo, discendente, ed ecco perché un po' di nuvole ogni tanto entrano. C'è stato un ingresso ieri, uno oggi, ce ne sarà qualcuno anche nei prossimi giorni, ma la linea del tempo in sé, nel complesso, non cambia. Vediamo velocemente in questi giorni, arriviamo addirittura alla giornata di Natale.
Le piogge previste 24 ore per 24 ore, oggi questa zona che prende parte della Toscana e della Liguria, per il resto vedete non c'è nulla. Domani ancora c'è questa insistenza su questa zona, Liguria, Alta Toscana, parte dell'Emilia, un po' anche il Basso Piemonte e la Bassa Lombardia, e un po' di nuvolosità arriva a dare, come probabilità che è già piuttosto bassa, deboli piogge anche sul Medio Tirreno e in Sardegna. Vediamo giovedì, siamo alla vigilia, queste zone di piogge sempre deboli, però insistono un po', prendono un po' anche la Lombardia, insistono proprio in questo settore, perché dalle altre parti, come vedete, non c'è molto. La giornata di Natale conferma, anzi, c'è una riduzione di queste zone con possibili deboli piogge, se no c'è sole, se no c'è qualche nuvola, e le nebbie che insistono, questo sicuramente. La tendenza delle temperature nei prossimi tre giorni, quindi complessivamente nelle 72 ore, in leggero aumento sui versanti occidentali, il verde, in leggera diminuzione o stazionaria al nord e sui versanti orientali. Vorrei farvi molto velocemente rivedere una foto, delle foto che ho fatto vedere questa mattina. Oggi è il solstizio d'inverno, non ieri, era oggi, e ce l'ha mandata Roberto, sono molto interessanti perché questa è la situazione dell'equinozio, quindi siamo a settembre, vedete com'è il taglio della luce, esattamente verticale, quindi qualunque punto su questa linea, il punto giallo è Roma per avere un'idea, fa un giro e nello stesso tempo, quindi metà di giorno e metà di notte. Guardate com'è la situazione invece di ieri, guardate l'inclinazione del taglio luce-ombra, e quindi chi si trova a nord ha una piccola porzione di luce e una lunga porzione di buio, chi si trova nell'emisfero sud ha una giornata in cui prevale invece la luce rispetto al buio. A marzo sarà esattamente inclinata dall'altra parte, quindi solstizio, adesso sapete tutto come funziona. Diciamo, crediamo di sapere tutto, va c'è bene. Sempre qualcosa. Grazie Paolo, grazie, sotto corona. Allora, voglio dar conto di due tweet a proposito di quello di cui abbiamo parlato, insegnare il vino, la cultura del vino a scuola. Beh, qui ci sono due tweet molto critici. Il primo: gli alcolici uccidono, dovrebbero avere scritte sulle etichette come all'estero, altro che introdurlo a scuola. E poi altro tweet: ma cosa racconta? Credo si riferisse a Franco Maria Ricci. Capisco che con il vino si fa reddito, ma si fanno anche tanti danni. Che come vogliamo replicare qui? È che non è vero. Che non è vero, perché è chiaro che chi, conoscendo il vino, uno con moderazione, il vino non fa male. Non tutte le cose, male. È meglio conoscerle, così uno si può regolare. Quindi non è vero, non è vero, va conosciuto, va apprezzato, è un prodotto del nostro paese, non è così assolutismo, questo assolutismo non porta da nessuna parte. Da nessuna parte. Il vino va assunto con grande moderazione, perché sì, il vino è responsabile naturalmente di danni al fegato sostanzialmente, e quindi il vino va assunto con grandissima moderazione, però non si può assolutamente escluderlo da una dieta normale, e soprattutto va privilegiato, come ho già detto prima, il vino di grande qualità. Di cui noi siamo estremamente ricchi. Sì, mi dice questa faccenda, no? C'è molta preoccupazione, no? L'Europa ha detto, insomma, dovete attuare le norme europee, i medici non possono lavorare diciamo rispetto all'orario di lavoro fissato molto di più, c'è un limite molto ferro agli straordinari con possibili sanzioni, il ministro ha annunciato delle prime assunzioni e poi un concorso, e però c'è molta la percezione sui cognetti delle persone, che non è solo la percezione, che questo stia creando molti problemi alle strutture sanitarie ma italiane. Nel nostro paese purtroppo nel corso degli anni, soprattutto per le regioni che sono in piano di rientro economico dal debito accumulato negli anni precedenti, sì, la situazione è diventata veramente allarmante sotto il profilo dell'organico medico. È stata anche da noi nel Lazio, per esempio, mozzata completamente una generazione di medici. I miei collaboratori hanno più o meno la mia età, dopodiché c'è un distacco di circa 20 anni, c'è una grande preoccupazione di chi saranno poi i nuovi medici che accederanno alle posizioni dirigenziali e apicali, quindi non è solamente un problema di
orario di lavoro, è un problema di carenza di medici e di infermieri. Di ricambio nel anche, corso proprio. Del tempo nelle nostre strutture ospedaliere sono aumentati enormemente gli organici degli amministrativi in modo assolutamente non congruo e inappropriato. Gli amministrativi sono soprattutto quelli che hanno una minore pressione lavorativa spesso e quindi e invece è diminuito enormemente il numero di medici e di infermieri che sono quelli che poi dopo devono rendere il servizio diretto e più importante agli ammalati. E le nostre corsie sono piene di pazienti, i medici non solo sono sottoposti a carichi di lavoro e a turni massacranti, e questo forse lo potrà limitare la normativa europea, ma sono sottoposti a un numero enorme di pazienti nel corso di un singolo turno. I miei medici vedono 23-24 pazienti in trattamento, le corsie sono piene, quindi qui bisogna veramente pensare bene perché è un rischio, io sono d'accordo, sono molto allarmato da questa situazione. È molto allarmato anche lei. Mi dice un'altra cosa, ne approfitto, proprio apriamo e chiudiamo una parentesi, ma per quanto riguarda l'attività del professor Cognetti e la salute di tutti noi è molto importante, stanno arrivando e arriveranno ancora questi super farmaci per curare il cancro, immuno-oncologici molto di questi, ovviamente questo apre una voragine immensa nei conti della sanità. Ci sono problemi anche di natura etica, chi curiamo, chi non curiamo, però diciamo è anche una speranza che si apre per chi è ammalato. Oggi nel settore dell'oncologia dei tumori il più grande progresso non è stato tanto la riduzione della mortalità, che obiettivamente non è molto importante, il 6-13% rispetto al sesso femminile e maschile. Non è tanto la diminuzione di incidenza, che anzi è in lieve aumento, ma è la durata della sopravvivenza, cioè i nostri pazienti vivono molto di più anche con malattie avanzate, e questo per merito dell'avvento delle nuove terapie personalizzate, molecolari, terapie su bersaglio molecolare. E oggi, in questi ultimi anni, c'è stato il grosso sviluppo dei farmaci immunoterapici. Appunto. Tutti questi nuovi farmaci costano molto, perché sono costate le industrie del settore in termini di sviluppo e di ricerca, e incidono naturalmente sul costo che le nostre strutture sanitarie devono pagare. E devo dire che il nostro Paese ha reagito in modo probabilmente anomalo rispetto agli altri paesi europei, cioè la reazione è stata quella di ritardare l'introduzione di questi farmaci, quindi l'accesso a questi farmaci dei pazienti italiani è ritardato rispetto a quello degli altri paesi europei. Ora le aziende stanno mettendo in atto dei meccanismi di mettere a disposizione i farmaci prima ancora che vengano registrati, vengono introdotti nel nostro paese, però insomma bisogna pensare, selezionare i farmaci veramente più utili e non magari rimborsare quelli che hanno un'utilità minore, però bisogna fare un ragionamento su questi aspetti che stanno diventando anche questi un po' allarmanti. Eh sì, e poi di questo insomma si interroga l'Italia, la nostra sanità, ma riguarda ci sono diciamo, patologie tutta l'Europa, ci sono patologie nelle quali la sopravvivenza pur con la malattia metastatica è aumentata di 5, 6 volte, 10 sì, volte sì, rispetto al passato. Progressi formidabili, se pur non guariscono, un aumento di sopravvivenza così importante è per il singolo individuo decisivo, insomma, e non si può trascurare. Allora, Silvestro Serra, ci fai vedere la copertina del nuovo numero, quello di gennaio, diciamo in anteprima, del... Ecco la rivista, il Touring Club Italiano, questa è l'Italia dei paesi dipinti, i muri dei piccoli borghi illustrati dagli artisti, vediamo, ve la facciamo vedere, e questa è un'altra, diciamo non è una scoperta, ma è un'altra straordinaria ricchezza di questo paese. Esatto, è un invito borghi. Un po' a riscoprire veramente in questo momento di grande diciamo, anche preoccupazione sì. Per l'estero, diciamo andiamo a riscoprire questo paese che continuamente ci dà delle sorprese, e scopre delle ricchezze anche in piccoli borghi come Arcumeggia, che pochi conoscono,
o Sansperate in Sardegna, ebbene non ci sono solo i graffiti, diciamo, urbani, esistono degli artisti che hanno, anche grandi artisti che hanno dipinto le pareti, quindi hanno trasformato questi borghi un po' anonimi in posti da visitare, quindi anche questo è un invito a riscoprire il nostro paese. Sì, che conosciamo molto meno magari di località esotiche o fuori dai nostri confini. Valeriano scrive: gli insegnanti di cucina e sala bar della scuola professionale EINAP a Melzo fanno anche lezioni sul vino. Quindi meglio, diciamo, così, meglio per loro. Meglio per loro, meglio per noi. Allora, ho una domanda finale, poi vi faccio vedere per salutarvi un video molto divertente al presidente Rocca. Presidente, che augurio si fa per il nuovo anno che sta per arrivare? Dal vostro fronte caldissimo, insomma, dalla vostra trincea. Guardi, l'augurio più bello è veramente che questo nostro mare Mediterraneo possa trovare pace e tranquillità, che non ci siano più le morti a cui noi abbiamo dovuto assistere. Sicuramente in questo momento, parlando da presidente della più grande organizzazione umanitaria d'Italia, per noi l'augurio più bello sarebbe veder cessare queste morti nel Mediterraneo. Che mi pare già un pensiero, un desiderio molto importante, molto nobile. Io non lo dico col cinismo del giornalista, ho paura che ancora assisteremo a tragici sbarchi, perché continua, no? Ahimè, anche rotta. In questi giorni, in queste ore, continuano, proprio per questo noi comunque continueremo a far sentire alta la nostra voce, cioè sicuramente non rimarremo in silenzio rispetto a questo, a fare i nostri servizi accogliendo le persone, ma anche a richiamare chi ci governa alle responsabilità. Allora, ringrazi tutti i volontari che lavorano con la Croce Rossa Italiana, come noi ringraziamo tutti i volontari del Touring Club, diciamo su fronti diversi, fate delle cose molto importanti per il paese. Ringraziamo tutti i sommelier d'Italia, tutti i sommelier d'Italia, li ringraziamo ovviamente, anche perché anche loro svolgono un lavoro molto importante. Poi turismo, lo sapete, del vino, in questi giorni il turismo enogastronomico e del vino in particolare, poi in questi giorni, insomma, anche per, insomma, mettere da parte qualche preoccupazione, ce ne sono tante, insomma, anche un buon bicchiere di vino con moderazione si può bere. Grazie al professor Cognetti, alla sua fondazione Insieme contro il Cancro. Vi salutiamo con questo filmato, loro si chiamano i Jackal, sono un gruppo di artisti e di attori molto noti sulla rete, e hanno fatto una parodia in occasione dell'uscita del film Ogni maledetto Natale, una parodia, diciamo, dello stile di alcuni registi italiani molto famosi, come rappresenterebbero loro il Natale, ed è vi assicuro un video molto spassoso. Noi ci vediamo, anche noi abbiamo un piccolo periodo di pausa, ci vediamo, insomma, dopo le festività, per tornare, insomma, a raccontarvi insieme ai nostri ospiti, insieme a voi, questo paese, per cercarne di capirne un po' di più. Quindi ci diamo appuntamento dopo le festività natalizie. Io vi saluto con questo video spassosissimo dei Jackal.